Siamo con Adalberto Bertucci, portavoce del Circolo Territoriale Mario De Bernardi di Fratelli d'Italia a Guidonia Montecelio. Ci sarebbero tanti argomenti di cui parlare, Bertucci. Cominciamo un po' con quello che è l'argomento del giorno: il Green Pass. Fra 2 giorni scatta l'obbligo per le aziende e soprattutto per i lavoratori. Qual è la vostra posizione? Ah, guardi, intanto grazie per avermi voluto ascoltare e quindi fare questa intervista. Io devo dire che nel ruolo che ricopro quotidianamente ormai da 16 anni, quale presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ovviamente ho necessariamente dovuto adeguare quelle che sono le misure del Green Pass e quindi anche per tutta quella che è la convegnistica e quant'altro siamo stati secondo quello che la legge prevede. Dopodiché io penso e credo che indubbiamente sia necessario ad arrivare alla totalità, se possibile, della vaccinazione senza peraltro imposizioni rigide perché e con le imposizioni non si riesce a trovare mai una soluzione. Credo però che il buon senso prevalga, tant'è vero oggi l'80% è vaccinato. Penso che si debba mettere a disposizione di tutti i cittadini italiani la possibilità di fare però tamponi anche a costo zero perché lo Stato in qualche misura deve andare anche incontro a quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini. Il tentativo ricercato più dai giornali della borghesia italiana, più dalle forze politiche, di stabilire una contiguità fra Fratelli d'Italia e gruppi come quelli di Forza Nuova, che si richiamano esplicitamente al fascismo e che hanno creato non pochi problemi recentemente alla città di Roma con l'attacco alla CGIL, sembrano naufragare dopo qualche tentennamento dalla parte della presidentessa di Fratelli d'Italia, come nel discorso fatto in Spagna durante la festa di Vox, quando ha espresso chiaramente che il partito non ha nulla a che spartire con queste forze estremiste, anzi che queste svolgono un'attività che favorisce la sinistra o il centro-sinistra con queste azioni provocatorie. Qual è la sua posizione, da comunque un esponente storico di centrodestra, di destra? Io penso che questa storia, ogni volta che accade qualcosa, si debba parlare sempre di fascismo e antifascismo e di misurare in quelle che sono le azioni che compie in questo caso Fratelli d'Italia, ma il centrodestra più in generale, si debba ogni volta dover fare la biura a qualcosa per io che ormai ho raggiunto un'età avanzata, sono nato dopo il fascismo, quindi non riesco a capire come mai, e oggi lo scriveva molto bene anche Francesco Storace, il vice direttore del Tempo, proprio sul Tempo, cioè a dire, ma se ne accorgono solo adesso di queste cose, quando hanno concesso sia a fini di poter mantenere anche quella famosa fiammella che sembra dare fastidio del movimento, dell'ex Movimento Sociale Italiano, in anni ha fatto il ministro, ha fatto più volte il ministro, ha fatto il presidente della Camera, così come Giorgia Meloni e così come tanti altri. Adesso si accorgono improvvisamente che in qualche misura si deve combattere quelle che possono essere le attività politiche che la destra fa con onore e con grande sapienza, perché quando gli elettori premiano il centrodestra, evidentemente vuol dire non che li vogliono il fascismo, ma che vogliono essere governati da uomini e da donne capaci che riescano in qualche misura a dare risposte ai cittadini. E in questo caso credo che la maggior prova noi l'abbiamo proprio nel nostro territorio, su Guidonia, no? Abbiamo avuto per 4 anni abbondanti i grillini che avrebbero dovuto modificare
tutta la nostra città. Abbiamo visto che hanno modificato anche Roma, tant'è vero al ballottaggio ci sono il centro-sinistra e il centro-destra e hanno fatto sicuramente, hanno dato prova di maturità rimandando a casa la sindaca Raggi. Adesso su Guidonia c'è questo abbraccio fatale e io mi compiaccio con chi invece ha preso le distanze anche del Partito Democratico, perché è impensabile che prima si sputa nel piatto e poi su quel piatto ci si apparecchia per andare a mangiare. Finalmente stiamo arrivando alle elezioni e quindi si vedrà molto presto che cosa è il vero cambiamento e sono certo che il centrodestra potrà arrivare a governare questa città. In tal senso una domanda secca, lei è pronto a lanciare la sua candidatura per Guidonia Montecelio? Io sono ovviamente a disposizione dei Fratelli d'Italia, del centrodestra e mi auguro che si possa trovare un sindaco o una sindaca in grado di dare una svolta alla nostra città e già da adesso posso dire che comunque mi candido al Consiglio Comunale per Fratelli d'Italia. Grazie della vostra cortesia e sono sempre più favorevole alle iniziative che nella nostra città possano esserci a sostegno delle attività future. Tiburno è uno di questi, è sempre stato presente, non lo dico per piaggeria, ma da sempre, da quando già ero consigliere comunale a Guidonia, ha seguito le vicende della nostra città con dovizia di particolari e con la capacità di sintesi in modo tale che anche i cittadini potessero saperne di più. Grazie, grazie dell'informazione che date quotidianamente e grazie per l'intervista per la quale mi avete chiamato. Grazie a voi e ci risentiremo presto. Grazie.